O sfondi me. Cosa si sentono le mie orecchie? E yes, sì, siamo in live. Ciao a tutti, benvenuti in live anche oggi. Sono tornato dalle ferie e oggi abbiamo bandi aperti in polizia qui con la nostra Emily Wilson. Stanno succedendo cose strane in centrale, le mie orecchie non sembrano abbastanza. Sto staccare appena lo vedo. Va bene. Amore, grazie per il tuo aiuto comunque. Vediamo. Ok, va bene. Ah, perfetto. Che cosa c'era qui dentro? Oh, mio Dio. Eh? Amore, ma cosa ci fa lei qua? No, vuoi sapere che c'è lei Dammi un qui? bacino. No. Bella. Per favore, usciamo dalle zone delle fratelli, spedì, signorina. Amore, tu che credo sei? Sergente. Bella carica. Sì, lo so. Amore, vieni, ti racconto un po' di cose. No, devo fare un colloquio. Può per favore uscire da questo. Il bando lo devo fare pure io. No. Mi Aspetti, sa. guardi, guardi. Mi aspetti fuori dalla porta un Va secondo? bene. Perfetto, se entra qui. Le ricordo che se entra qui dentro Certo. l'arresto, signora, eh. Non Ma non può mi deve entrare fare il qui bando? dentro. No, ora no. Va bene. Chiamiamo Ronnie? Vediamo se torna. No, amore, guarda, non lo chiamare perché la ammazzo, guarda. Appunto. No, amore, guarda, gliene vuole della sua vita, lascia stare, va. Lei venga a fare il colloquio con me, Perkins, Io? venga, venga. Va No, non è bene. lei, Ora, ho signorina. con Signorina, io l'altra. c'ho già qualcuno sotto, ho bisogno di un collega. Ah, amore, non avevo capito. Venga, fai colloquio con me, vuole? Va bene, va bene. Che vuole qualcuno. No, mi scusa, c'è una. Ah, signore, salve, ecco, mi sono Salve. sotto un po' di problemi con di sopra, una Non signora si preoccupi. abbastanza particolare. Comunque, Non si mi dia per preoccupi. fuori la sua carta d'identità inizialmente. Certo. Hank Walter, ok. Sì. Va bene, Hank Walter, o Walter, mi dica un po' lei. Walter. Walter. Conoscevo in città una persona che si chiamava Walter, ma adesso non c'è più. Allora, un secondo solo che faccio accedere al PC qui. Allora, innanzitutto mi dica brevemente un po', mi dica un po' la sua vita, le sue esperienze passate, mi parli un po' di lei, ecco. Allora, io mi chiamo Hank Walter, ho 30 Qualcuno squilla anni. il cellulare, rispondete, dovete rispondere. A me no. Allora, mi chiamo Sì. Hank Walter, ho 30 anni. Sono nato in un paese vicino a New York. E. New Sì. York City, c'è la città di Sì. New York. Diciamo un Ah, anch'io paese vengo da New vicino. York. E un paio di settimane, un paio di giorni fa, ho deciso di trasferirmi in questa città. Per provare una nuova esperienza e boh, mi sono diciamo La prima certo volta che ho di visto questa città, lei. questa città sì. E diciamo sono certo di voler entrare a far parte del corpo della polizia, del dipartimento. Che altro? Per il momento in questi giorni ho fatto lavori normali come contadino, un po' di frutta, carne, queste cose qui per arrivare a qualche Ok, soldo. esperienze lavorative passate prima di qui in città, le cosa fatto? Ho fatto un po' di tutto, anche poliziotto, ovviamente. Già ho esperienza in questo campo e volevo provare anche qui, in questa città. Ok. Lei ha la possibilità di registrare? Certo. H24. Certo. Quante ore al giorno posso sedere un servizio lei? Quante Quante ore? ore? Sì, di servizio può avere, può fare 4, 5, 6. al giorno? Ok. Bella Madonna, va bene, ok. Dato che è già sulla poliziotto, mi ha detto? Sì. Allora sicuramente si conoscerà i diritti di Miranda, me li elenchi, ecco. I diritti di Miranda, me li Sì, il elenchi? Miranda Warning. Esatto, me li dica pure, me li elenchi pure. Allora, diciamo faccio la scena.
lei da questo momento è stato di fermo, ha il diritto di stare in silenzio. Fermo o arresto? Stato di arresto. Ok. Stato di arresto. Tutto quello che dirà da adesso sarà usato contro di lei in tribunale. Avrà diritto ad un avvocato, se non ne avrà uno, e ne sarà assegnato uno d'ufficio. Ha inteso i suoi diritti? Ok. Bene. Conosce il motto dell'LSPD? Tipo? È tipo me lo devo dire lei. Il motto. Far rispettare la legge. Il motto, cioè, lo avevo scritto pure sui veicoli nostri. L'abbiamo scritto. Non ci ho fatto caso. Il motto. No, hai fatto caso, cioè. Collegale, lo sa. Io? Sì. Certo, to serve and to protect. Perfetto, bene. Ah, no. Questo è il nostro motto. Spedì. Ok. Ok, diciamo, mi elenca per favore tre aggettivi di un agente ideale. Agente ideale, premuroso, capace, intelligente, che potrebbe essere anche a volte un aggettivo importante, anche la furbizia, che a volte può servire. Ho letto 3, non 4. Allora. A posto. Andiamo avanti. Sì. Lei, diciamo, avrà sicuramente, diciamo, dato, diciamo, un po' di costituzione di memoria, ma avrà dato una letta, un piccolo studio base riguardo al codice penale e il codice stradale, ecco. Sì. Lei mi sa dire in quante parti è suddiviso il codice penale? Codice penale in 6. L'elenchi. Cioè i vari reati. No, mi elenchi le 6 parti, quali sarebbero? Sei parti. Qual è la prima? Cioè, non ricordo bene proprio. In base a come le abbiamo suddivisi, in base a come sono suddivisi, diciamo, questo codice penale. Vabbè, In base a cosa? sono suddivisi ovviamente in base alla gerarchia, come possiamo chiamarla. Una gerarchia. Che Non mi viene il termine. senso? Cioè, tutti i vari agente, come capitano. Ma lei sa il codice penale che cos'è? Certo. Quanto sta dicendo non sembra. È un codice. È un regolamento in cui ci sono i vari reati, varie precauzioni da prendere. Mi elenchi queste 6 parti che ha detto. Mi ricordo Io? l'ultimo, Sì. l'agente sotto copertura. Gente infiltrato. Poi l'utilizzo di armi, quelle pesanti. Scusi, ma Utilizzo. lei che cosa sta dicendo? Codice penale. Beh, fino a prova contraria, il codice penale non è questo. Ah no, è vero. Ha ragione, mi sto confondendo con il protocollo. Sono. Sì, gli do un minuto, se ha bisogno di riflettere e rimettersi le idee in chiaro, perché la vedo molto agitato e molto, diciamo, confuso. Allora, ci sono le note, come ad esempio i mesi massimi, poi ci sono i semi, i vari semi di marijuana. E ho detto in quante parti è suddiviso il nostro codice penale. Ciò significa che il codice penale significa che è diviso in base a 6 step, ha detto lei, no? Che in base a quello Sì, che dice lei può essere se è sì. giusto o sbagliato. Io non dico che è giusto, non dico neanche che è sbagliato, però lei mi ha detto 6 step, 6 parti.
Allora, mi elenchi queste sei parti, signora, perché mi ha detto quali sono. E in base a cosa sono suddivise queste sei parti? Cioè, in base ai reati. E in che senso i reati? I singoli reati che vanno dal meno grave al più grave. Ok, quindi sono sei parti, quindi me le elenchi, me le elenchi? Puoi elencarmele? Ok, reati leggeri, reati medi, reati gravi, poi ci sono i due reati speciali che devono essere approvati dal giudice. Giusto? Ne ha persi un po' per strada. Ne mancano due. Esatto. Due? Sì. Allora, leggeri, medi, gravi, pesanti e i due speciali. Ne manca uno adesso. Allora, c'è il primo reato speciale, quello approvato dal giudice, e poi c'è il reato speciale ergastolo. E sono due. Sta leggendo i fogliettini, signore, che... Che significa? Mi stai dicendo delle cose, diciamo, molto perfette davanti alle sue... Io questo studio... Chi è? Salve. Salve, sono collega... Vabbè, a quanto pare non ha studiato bene, signora. Ma è strano, leggeri, medi, gravi, pesanti e i due speciali. C'è un altro. Mi ha detto il collega, fino a prova contraria il collega è assunto, ecco, me l'ha detto giusto. Vabbè, certo. È strano, io questi mi ricordo. Diciamo così, gli do un aiuto. Cosa rara. C'è una parte che... Ovvero l'ottava parte, si può dire la settima, perché diciamo i reati speciali sono una sola, però vabbè. C'è gente che li spezza in due, ma a me non mi interessa, basta che mi dici tutti. La parte, diciamo, è sotto i reati leggeri, diciamo, a più bassi dei reati leggeri. E lei l'ha persa. Ah sì, ha ragione. Adesso mi è arrivato in... Me lo sono ricordato, è vero. Me lo dica allora se l'hai ricordato. È vero, ha ragione. Ok, mi dica qual è allora. I reati minori leggeri, depenalizzati. Ok. Ce l'abbiamo fatta, codice stradale. Sì. Anche il codice stradale è diviso in varie parti. Sì. Mi dica un po' quali sono e quante sono. Ci sono le infrazioni leggere, di leggera gravità. Sì. Ci sono anche di media gravità. Ok. Mi dica tutte queste cose. Sto facendo un colloquio, un attimo. Che gli devo dire? Quando sarò disponibile verrà. Allora, signore, mi ha detto. Sì. In quante parti? Iniziamo? Mamma mia, facciamo step a step. Quante parti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quante sono? In 4. E me ne dica. Ci sono due di leggera gravità, media e i gravi. Ci vuoi fare un bonifico? Infrazioni gravi. Negativo. Quindi leggera, ha detto? Cosa? Cosa ha detto lei? Leggera? Sì, ci sono due infrazioni di leggera gravità. Io da quanto ricordo ne è una sola. Cioè, c'è una cosa, diciamo, in più. Infrazione leggera e gravità, poi io vedo media gravità, poi vedo media gravità, vedo leggera gravità, però fino a 12 mesi di reclusione, e poi vedo una media gravità fino a 4-20 mesi di reclusione. Cioè, io a quanto pare vedo quattro cose diverse. Sì, così è. Esatto. Vabbè, me le deve dire, doveva dirmele in base alla gravità, da minore gravità a maggiore gravità, però vabbè. Vabbè, a quanto pare molto difficile. Comunque, invece, abbiamo dei... Sì. Cosa? Un attimo, ho detto.
un utente è stato invece abbiamo dei diciamo i limiti stradali, ecco, limiti di velocità stradali, ecco. Certo. Mi sa dire i limiti di velocità stradali? Sì. Allora, in autostrada 189 km, extraurbana 89 e poi in città, cioè la città urbana 85. Mi sa dire invece quelli in caso di neve? Sì. In autostrada 158, extraurbana 116 e 75 in urbana. E se le chiedessi i limiti di velocità normali ma senza tolleranza, me li sapeva dire? Che senso senza tolleranza? Eh certo, lei diciamo come avrà studiato, molto probabilmente avrà letto che i limiti di velocità sono comprensivi di tolleranza autovelox, no? Quelli normali, quelli che hanno appena elencato. E allora io le chiedo, quindi senza tolleranza, però quelle che la gente dovrebbe seguire e non superare, diciamo, perché se supera quelli nostri già riceve la multa. Mi dica quale sarebbe, diciamo, quelli senza tolleranza, ecco. Ad esempio 50 in urbana, extraurbana 80. Cioè, ma lei dice che io abbiamo 30 km di tolleranza? In quale mondo esistono 30 km di tolleranza autovelox? Maestro, perché io questa parte senza tolleranza non l'ho letta. Lo so, ma infatti è una domanda non valutata questa. Ma l'ha fatta la patente? Eh certo, per la patente ho detto quelli là con tolleranza. Ok, mi dica la patente, diciamo, le patenti che esistono in città con i corrispettivi veicoli che si possono guidare. Sì, c'è la patente A e per la moto. Poi c'è la patente B per la macchina, la patente C per i furgoni, sì, la patente BE per i camion tir, poi c'è... E? Anche cosa? Quali tipi di veicoli con la BE? I camion e i tir. Ma anche? Per esempio? Cioè, i camion... Cioè, un esempio di camion? Il mule. Ok, ma anche per esempio il camion dei meccanici, per esempio, può starci dentro e bien? Ah. È una domanda, non è A. Anche i camion dei meccanici? Sì. Sì, se no non le farei domanda. E invece poi dimenticava la... Quale? Ho detto A, B. A, B, C, B, E, e poi cos'è? Poi c'è? Ci sono le patenti nautiche e quelle sì, degli aerei. Sì, e la D non esiste? Ciao Mauro, ciao Manix. Sì. Vabbè, i mezzi vari, pullman, queste cose. Mezzi vari che significa? Pullman, che ne so, ad esempio i pullman, Sembra che sto... Vabbè, non lo so neanch'io sinceramente, però vabbè. Perché sinceramente non ho mai visto mezzi vari, diciamo, non ho mai visti. Comunque, vabbè, sarebbe tipo ruspe, quei macchinari da cantiere, comunque, però vabbè. Non li ho mai visti in giro. Neanche. I trattori, cose del genere. Comunque, mi scusi. Vabbè, passiamo dall'agonia a una cosa di più interessante, fa che sto pare sembrerebbe che, mamma mia, l'agonia. Sì. Questa parte, per fortuna che non è valutata tutta, perché sennò veramente non la prenderei, sì, non lo sa, vero? Va bene. Per fortuna le domande sul codice penale stradale sono domande che valgono di meno, perché sono molto difficili a livello teorico. Okay. C'è bisogno di molto studio intenso e bisogna capirlo. Quindi a questo punto valuto di meno il codice le domande lì. Però, ora arriva la parte che valuto molto di più, che vale tipo più della metà del, diciamo, del suo valutazione per entrare nel dipartimento di polizia. Quindi, e sono le domande in pratica quelle pratiche, ovvero di come reagirebbe lei in certe circostanze durante il lavoro. In qualche azione, sì. Durante il lavoro. Sì. Non sempre azione, non pensiamo azioni. Comunque, mi dica un po', lei sta uscendo di servizio e si dirige in centrale, arriva in centrale, sta per entrare nel dipartimento, felice di tornare a casa, e vede delle persone al bancone che... discutono animatamente. Mi dica un po' lei come reagirebbe in questo caso, in questa circostanza. Quindi se io sono uscito fuori dal servizio e vedo persone discutono in centrale?
Io non ho detto questo. Allora non ho capito. Fuori in un locale? Sì, ma mi stavo ascoltando mentre parlo? È solo che la sento un po' male. In che senso male? È un po'... come posso spiegare? Colleghi, mi sente un po' male? No. Allora, sì, signore, è problema suo. Mio. La sento un po'... È problema suo, sì, la sento strano. Va bene, allora... Sistemi, per favore. Perché non voglio ripetere. Un attimo. Dopo avrei anche una domanda a quel signore. Certo, certo, dopo arriva il vostro turno. Se lo tenga a mente, però va. Mi sentite? Sì. Ok. Mi dica. Allora, mi dica, ripeto. Unica volta che ripeterò. Lei sta uscendo di servizio, ovvero sta tornando in centrale, poi staccare, andare nella spogliatoio e staccare, vabbè. Arriva, sta salendo le scale, non so se pensate come fa la nostra città, sale le scale per entrare dentro, entra nel dipartimento e al bancone, davanti al bancone, vede due uomini, due persone, in generale, che discutono animatamente. E lei come reagisce? Siccome sono... non esco fuori dal servizio, non sono più... a un agente, come se non fossi più un agente, quindi ovviamente non agisco da agente, ma cerco lo stesso. Ma come mai, scusi, lei quando va fuori servizio è disoccupato? Oh, però non ho la divisa, quindi non e non quindi posso... ha un distintivo? Non ho il distintivo. No, non è un agente, quindi lei quando va fuori servizio. Mi scusi, se non ho il distintivo fuori servizio. Eh beh, certo, signore, come posso lei è un agente ora in divisa e un agente fuori senza divisa. Lei è un agente sempre, punto. Non c'è niente da dire. Cioè, un agente lo sei per sempre, sempre. In, fuori, servizio. Cioè, se tu vedi un omicidio, non è che dici io sono solo un agente, quindi non faccio niente. Tu intervieni. Vabbè, certo. E certo, lei in questo caso non lo sa. Non c'è un'altra cosa. Comunque, vabbè. Fino a prova contraria, lei è sempre un agente, quindi deve agire sempre da agente. Quindi proceda pure con il mio spunto che gli ho dato, molto importante. Ok, quindi, come ha detto lei, sono sempre un agente, quindi... Mamma mia, gente, non sa cazzo. Le due persone, siccome stanno discutendo animatamente. E se la discussione, diciamo, arriva anche con le mani, caccio il taser in quel momento. Il vocabolo caccio significa? Estraggo. Ok, perfetto, perché io sono di New York, scusi. Quindi i termini non li conosco molto. Non so, lei non so da dove viene, zone vicino a New York, magari non delle parole strane. Vabbè, un po' il nostro dialetto. Va bene. Quindi estraggo il taser e dico a loro di... alzare le mani e uscire fuori dalla centrale. Cioè lei così di punto in bianco con una violenza del genere? Beh, sì. Mentre le persone si picchiano, no? Ha detto questo? No, sì, in caso, si picchiano. In caso dovessero picchiarsi, no? Estrarre il taser. Sì. E se no? Diciamo che ancora non ci siamo arrivati a quel punto, diciamo. Se in caso dovesse arrivare a quel punto, ok, sì, ci sta. Tirare fuori il taser, magari puntare il taser per calmarli. Sì, non si arriva okay, alle mani. Ok, ma se non si arriva alle mani, come reagisce? No, ovviamente non estraggo nessuna arma. Dico sempre a queste due persone di uscire e di smetterla perché sono in una centrale di polizia. E poi? Gli ricordo soprattutto questa cosa. E poi niente, dico loro di uscire e... basta, se non oppongono resistenza. Ok, ma diciamo che di solito se qualcuno viene in centrale, dentro, ha bisogno di un agente, lei non si fa questa domanda? Cosa? Di solito quando una persona viene in centrale ha bisogno di un agente, lei non si pone questa domanda? Ah, certo, però se sono arrivati solo per discutere, non credo che avevano bisogno di un agente. Si dovevano solo discutere tra di loro. Poi può darsi mi sto sbagliando, avevano bisogno. Andate a sequestrare un veicolo di fronte al garage centrale parcheggiato in maniera sbagliata.
bene con voi perché mi hanno chiamato e sono a Sandy Shows. Stiamo facendo un bando al momento. Sei mutato a radio. Mi hai sentito? Allora. Ah, ok, perfetto. Appena finite potete andare. 10:40. Mi scusi la radio. Vabbè, diciamo che hai risposto discretamente a questa domanda. Ora le pongo un'altra domanda. Lei, diciamo, si avvicina, si approccia, diciamo, si avvicina al punto droga, un punto droga qualsiasi. Mettiamo ad esempio un campo in cui magari coltivano la marijuana, diciamo, la gente si diverte a piantare intanto. E vede scappare una macchina dal posto. Lei sì. Come si comporta? Io, come prima cosa, comunico in radio e... siamo arrivati a un campo droga e che abbiamo visto appena un'auto scappare, quindi lo comunico in radio. Comunico in radio che parte un inseguimento, stiamo inseguendo un'auto e descrivo l'auto come è fatta, le caratteristiche, se riesco a vedere anche la persona dentro o le persone. Parte l'inseguimento, la macchina scappa, scappa, scappa. E poi a un certo punto, in qualche modo, non si sa come, in un modo qualsiasi, si ferma. Sì. Mettiamo esempio, fa un incidente. E come si comporta? La macchina fa un incidente, sì. Ok. Se fanno un incidente, scendo e gli dico di alzare le mani, puntando con la pistola. Ok, le persone sono svenute. Se sono svenute, chiamo i medici. Sì, e mi dica come va, avanti, signore, so. Non finisce mica così, che... Chiamo i medici, una volta che i medici arrivano, curano queste persone, gli dico di alzare le mani, ovviamente. Curano, ok. Cioè, rianimano. Ok, si vanno in ospedale? Se vanno in ospedale, non posso andarle a riprendere. Perché? Quindi li lascia scappare. Li lascia scappare, cioè riesce a prendere il medico, lo prende, lo porta in ospedale, lei dice, vabbè, basta, non posso far niente. No, ma io non posso andare all'ospedale a riprenderli. Ma perché, signore? Io dico del... Io dico... Cioè, il medico ritiene necessario doverlo riportare in ospedale, lo prende, lo carica sull'ambulanza e lo porta in ospedale. Se il medico lo... E lei quindi non lo abbandona lì, basta, cioè dice, chi se ne frega? No, se il medico lo riporta all'ospedale per vedere certamente cose qui, è certo che vado. Cioè, per farci capire, che cioè, è una definizione un po' strana, il signore sta male, il medico sul posto non riesce ad aiutarlo e quindi finisce l'ospedale. Questo qui intendiamo. Cioè, quindi viene portato in ospedale, questo qui... No, io dico del fatto che il medico ritiene che sia un po' grave, non può intervenire sul posto. Quindi lo prende in ambulanza e lo porta in ospedale. Sì, dopo averlo curato ovviamente intervengo io. Ok, invece se in caso fece come dice il collega, quello che il medico purtroppo non riesce, diciamo, finisce in sala rianimazione dell'ospedale? Come ho detto prima, io sostengo che non posso. E lei, scusi, prima che intervenga il medico non cerca un documento del signore? Ah, questo sì, certo, prendo i documenti. Ok, allora può andarlo a prendere in ospedale e arrestarlo. Sì. Fino a prova contraria, dal suo documento. Sì, se ho un documento, certo. Si svegli un po', signore. Un po'... Colleghi, sì. Lei aveva una domanda, sì. Collega. Aspettate, signori, sento un po' di voci. Sì, io sento anch'io. Collega, lei aveva una domanda. Sì. In pratica, il signore, quando al campo di marijuana sono svenuti... Va bene, ti ringrazio. Aspetta, lei... non sento proprio niente. Mamma mia, i muri di cartapesta, un attimo. Ok, vada pure. Allora, per le persone al campo di marijuana che sono svenute... Sì. Lei come si comporta? Ci sono queste persone svenute, lei logicamente, essendo... delle persone svenute, lei non applica valette. Avanti. E non li punta, giusto? Salve. Sì. Salve. Ha detto il capitano di spostarvi da qua. Ah, ok. Ma questo è il mio ufficio. Spostatevi. Andiamo nei bagni. Dove andiamo? Date dove andiamo, fuori nei bagni. Andiamo nei bagni. Ma? Vabbè, ci spostiamo, signori, dai un attimo.
Sono qua, e... si lamentano, no? Perché noi siamo qui da mezz'ora, gli altri arrivano e devono lamentarsi. No, faccio stare da lei che lei è il capolavoro. Prego, prego, io conosco bene la centrale, venite, venite. Io di sopra. Sì. Ciao Simone. Ah, aspetta, Ronnie, posso parlarti un secondo? Sì. Per ricollegare le due domande. Ah, vabbè, dopo. Non precisare solo cosa trovano addosso. Ok. No, qua non dovrebbe esserci nessuno che ci rompe le balle. Bene. Prego, continuiamo qui. Collega, continui con la domanda. Signore, lei si metta pure qua. Allora, dietro la scrivania. Svenute, certo. Dentro la macchina. E lei... Quindi come si... Io le stavo facendo un esempio. Lei, logicamente, sono queste persone svenute... Lei non punta l'arma e non va ad applicare le valette, chiaramente. E li lascia lì nel veicolo e chiama i medici, no? Per motivi di sicurezza. Quindi, cioè, fin qui è d'accordo con me? Certo. Sbagliato. Perché? Cioè, e se queste persone avessero finto, lei sarebbe già con un buco in testa. E altra cosa, se le persone stanno veramente male, è importante tirarle fuori dal veicolo, non sul veicolo. Ma io come faccio a capire se loro stanno fingendo o no? Questo logicamente dipende dalla situazione. Per se sono bravi a fare a puntare. A puntare, questo è ovvio. Io gli ho detto non li punta e non applica. Sì, allora mi scusi, non ho sentito bene. Marco Vita Antonio, grazie per il follow. Collega. Non so. Allora. Mette caso che ha risolto, no? Questi signori li ha manettati ed è pronto a portarli in centrale. Sì. E li perquisisce e trova esattamente 43 cime di marijuana. Che, diciamo, per quanti mesi e quale multa li fa? Allora, una multa grave è 24 mesi. Solo per 43 unità? Nessuno? Sì. Ah, sì. In realtà viene applicata la multa di 1% con l'incarcerazione di 12 mesi. Io mi ricordo. Non è droga pesante, è droga leggera, la marijuana. No, sì. Lo salto strike è migliore. Lei ha applicato le tariffe per la droga pesante. Oddio, scusi. Ah, sì, ha ragione. Perché? Ha ragione. Niente, avete altre domande voi? Avrei una domanda da fare. Allora, lei, diciamo, si trova in pattuglia, magari da solo, trova un uomo che, diciamo, mezzo ubriaco, che sembra mezzo ubriaco perché baracolla, con in mano un coltello che cammina sulla strada. Sì. Diciamo, cammina sulla strada verso il marciapiede, diciamo, ecco, per intenderci. Lei come si comporta? Chiamo rinforzi. Sì, e poi? E poi, una volta arrivati i rinforzi, puntandolo, gli chiediamo di togliere il coltello da mano. Puntandolo? In che senso? C'è cosa? Puntando con l'arma. Con l'arma quale? La pistola. Così diretto, cioè, ci va così pesante, magari un povero anziano che... soffre di demenza senile e non si è accorto di avere il coltello in mano e lei lo spaventa con una pistola puntata alla faccia. Ma se la persona è pazza e viene ad accoltellare qualcuno. Ok, capisco, ma abbiamo anche un taser che può sparare scariche elettriche che non uccide e che non spaventa tanto. Una scarica potrebbe portare problemi se è una persona anziana. Sì, ok, però le preferisci uccidere una persona che spara in una scarica elettrica? Io non sparerei mai per prima. Ok, ma capisci il fatto che se uno le sta per accoltellare, le spara. Comunque, beh, diciamo che
questo senza ragione. Non la capisco bene sta scelta della pistola senza usare il taser. Ecco, diciamo che la persona, chi lo sa, magari è una persona che ha problemi, vede una pistola, dice anche male, cioè non si sa mai come può reagire una persona. Meglio andare lì leggeri, tranquilli, senza esagerare. Va bene. Vabbè, poi dipende sempre dalla situazione in cui uno si trova. Colleghi, domande? Credo che basti. Va bene. Vabbè, signore, se sarà passato la faremo sapere. Va bene, grazie. Doverà sapere negli annunci. Va bene. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Sa la sala che ha fatto? O vuole che accompagniamo? Cosa? Conosce la sala per tornare? Sì, o... sì. Ok, perfetto, arrivederci. Grazie, sì, abbassi le mani che mica la rapina qua, eh. No, c'ho le mani abbassate. No, ma non le vediamo alzate. C'ho saltino niente, che niente. Magari fa bene. Ok. Vabbè, bene. Arrivederci. 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 No, destra. Colleghi, evitiamo. Comunque. Ah. Ti ho detto di evitare, lo rifai? No, avevo già fatto, scusi. Allora, una valutazione. Un attimo, che i muri sono molto sottili, eh. Va bene. Secondo. Perfetto, parliamo. Secondo voi, com'era la persona? Preparata, non preparata, idonea, ma non ancora del tutto? E magari ha bisogno di entrare, può entrare, ma magari ha bisogno di essere assistita un bel po', oppure non entra niente, non a fare il mio non entra. Secondo me. Secondo voi non è all'altezza di entrare nel dipartimento? Sì. Perché per me ha sbagliato praticamente tutte le domande. Ok, lei collega? Perché stessa cosa e poi tra l'altro... Cadi la palla in papera alla voce che la sento un po' basso. Scusi, vi sente meglio? Sì, ecco, sento come se avesse in bocca. Ah, meglio? Sì, sì. Vabbè, comunque, a parer mio, non è che ci sia molto da fare, perché ha un pessimo livello di preparazione, diciamo... oddio, non mi viene più, cosa, lì? Non pratica, quell'altra, anch'io sono ignorante. Teorica. Ha un pessimo livello di preparazione teorica e un livello inesistente di pratica. Quella pratica inesistente, quindi... Va bene. No, comunque la penso praticamente uguale. Ecco, magari è consigliato di provarci in futuro. Anche perché no. Sinceramente sapeva rispondere, ma non correttamente. Cioè si vedeva che ha letto regolamenti, si vedeva che ha letto il codice penale, il codice stradale... Ma aveva delle idee frammentarie. In seguito poi nella parte pratica ha avuto delle difficoltà nel gestire le situazioni. Si imparerebbe bene la... Cosa hai detto? Ma basterebbe che si imparerebbe bene. Sì, che... Vabbè, la scuola grammatica... Basterebbe che si impara... Impara? Che verbo è? Vabbè, io non capisco. Si imparerebbe, si imparasse, imparerebbe. Basta che imparerebbe... condizionale. Basta che imparerebbe la teoria, poi sarebbe imparere. A posto. No, cioè, perché la pratica si vede un vecchio gli spara. Poi glielo spieghiamo noi, quello lì in casa. Ma che poi inizia a sparare a noi perché gli spieghiamo le cose. Oddio. No, meglio non avere elementi del genere, che poi ma se sparano un anziano poi mi tocca rispondere a me. Cioè, già siamo un po' spastici noi, poi... No. Esatto, quindi... Scusa. Ha ragione. Cioè, se lo dobbiamo pure istruire noi, no? Ha ragione, io non so quando passerete ufficiali 1 voi, cioè, sinceramente, ecco. Da come vi sto vedendo, tipo che vi buttate a terra nella sala, ecco, mi fa cambiare molto la valutazione vostra, diciamo che... Per il collega Ronnie Jackson, diciamo che il periodo di prova è finito da un po'. Diciamo che è stato prolungato, dato la mia non convinzione di volerla promuovere ufficiale 1. Comunque verrà allungata fino al 29, il 29 spero di riuscire a prendere una decisione ufficiale, ecco, collega, ecco. Per favore, mi faccia prendere una decisione ufficiale, sinceramente. Vorrei arrivare a una decisione, ecco, non vorrei doverla ancora prolungare il cadetto, il periodo di cadetto e in più. E la sua quando finisce? Eh?
Ma su, guarda, signore, finisce. Mi scusi un attimo, guarda l'agenda un attimo. Alla, la, mercoledì, signore, mercoledì. Termina il collega, termina il 29. Ah, ah. Esattamente il giorno in cui termina la sua seconda settimana di prova. Per lei, quindi entrambi vedremo se si collega, si prende la promozione o meno, e se lei se la merita o meno. E invece l'altro, come è messo? L'altro chi? Perkins, il fratello? Sì. Perkins, il fratello... Il 29 anche lui. Prolungata il 29 anche... No, Perkins non il 29, il 27 Perkins. No, no, ma a questo punto faccio il 29, che tanto... No, Perkins il 27 deciderò domani. Se ritengo necessario prolungo ancora un po' di giorni, se no che oggi mi ha sparato io... Cosa? No, zitto. Cosa? Chi ha sparato chi? No, niente. No, scusate, adesso no, cosa, chi ha sparato? Dove avete sparato? Con la pistola d'acqua. Con i nervi. Vedo la promozione molto più lontana se non parlate. Molto lontana. Dovetemi 40 occhiali per vedere la vostra promozione. Se mi dite cosa c'è. Devo mettermi gli occhiali un momento. O qualcuno parla, mi dice che è successo. Chi? Allora, prima mi ha investito così, non c'era il cazzone. Poi per sbaglio mi ha sparato. Ma chi? Perché? Vedo la data 29 del 01 2020 come promozione con 40 occhiali. Cioè, no, non l'ha fatto apposta, gli è partito. Cioè, io lo spero. Ma sì, praticamente stiamo arrestando un criminale. Proprio un criminale forte, faceva gli inseguimenti in bici. Cioè, io lo spero vivamente che sia successo per sbaglio, perché... Da una volante all'altra volante. Cioè, mi avrei fatto male. Le assicuro, vabbè, avevo il giubbotto, alla fine... Vabbè, avevo il giubbotto, quindi era un cazzo, da... Sì. No, effettivamente... La botta l'ho sentita, ma l'avevo sul livido. Vabbè. Però comunque è stata bellissima la scena, che ha ripagato un sacco, perché eravamo qui che lo stavano trasportando. Sì, vabbè, evitiamo. Comunque, evitiamo, che non voglio sentire queste cose, che madonna, mi fa venire cambiare idea sul vostro lavoro. La anche ma magari la promozione, se può. No, non, cioè, mi sembra abbastanza strana questa cosa. Ne parlerò col collega, però... cioè. Va bene. Allora, eravamo noi due con la Charger. Bryce con l'impatto. Come con la Charger? No, con la, perché l'abbiamo rubata. Abbiamo chiesto autorizzazione a Soprano. Detective Soprano. E ci ha detto che praticamente lui era sulla Crown Victoria, avevamo arrestato il signor Popovsky. Ed è partito un colpo da una volante sospetta. Abbiamo pensato che poi è arrivato Bryce in centrale, anche lui con la Charger da solo. Esce, lascia la Charger andare, fa strike di tutti e due. Vabbè, so che è brutta cosa parlarne, ma è successo sul serio. Mi va felice, ne va fiera, mi scusi. No, non sono felice di questa cosa. No, è che a me viene da ridere la scena. Sì, anche a me viene da ridere per la scena, ma ci siamo fatti male. Cioè, in quel momento non c'era nessun superiore presente? Sì, c'era. Sì, ma... E dov'era? No, non ci stava guardando in quel momento. Sì, ma chi era? Ma era in radio. Ho chiesto chi era, non dov'era. Penso Soprano e l'altro, e Rivera, ma lo gliela abbiamo. C'è solo un detective, c'erano? C'erano i detective, sì. Beh, in effetti mancano ufficiali, che dopo c'era... Eccoci, siamo qua. Sì, certo. Nei vostri sogni. Andiamo allora a pattugliare qualche mio serpeggio di sopra. E dai, che abbiamo allungato. Allora, cadetti, andate... Oddio, che manca Cornelius, che mancano i soldi. Cornelius Bond. Sì, sentite, fate veramente... Ciao Cornelius, ciao. Che bello, no. Ah, ti sento, ok. E mi devi versare $200,000 che ti ha dato anche sera fa. Ma che scemo, siamo un po' diversi, un attimo, c'è un attimo da fare. Comunque, ho fatto un colloquio di una persona. Mio Dio, non voglio mai più vederlo qui, cioè non sapeva niente. Comunque, i $200,000 appena riesci versami, perché diciamo che noto la differenza, sempre conto. Ma se si può, vabbè. No, vabbè, sta dicendo che comunque se devo dare gli stipendi tutti, diciamo, magari potrebbero mancarne. Comunque, ma a posto. Sì. Ciao, buona serata, ci vediamo. Ma sei in servizio o cosa? Non lo so. Cioè, non lo sai se sei in servizio o meno? Devo decidere. Ok, ma non ti vedo il radio, quindi non sapevo. No, sono in piazza centrale adesso. Va bene, ok, buona serata, allora ci vediamo, ci farti sentire, ciao.
No. Devo fare i fermenti di cibo, vabbè, vaffanculo. Dottore Sopranio, Ernesto Sopranio. Ciao Anthony, Emily. Ciao carissimo, oh. Senti, mi dicono che è finito la bere, il bere. È finito da bere, praticamente. Sì. Ma sa che le limonate fanno poco, eh. Lo so. Vabbè. È finito. Appena... un'altra? Sì, ora vabbè, più tardi ti porto qualcosa. Facciamo una cosa, allora, facciamo così, prestabiliamoci i giorni di rifornimento, diciamo, così per essere chiari, non farne abuso dai colleghi, allora... Le limonate, ogni quanti giorni, diciamo, potremo fare le forme. Ma tu devi pensare che quanto ti do di limonate? È merato 100, mi sembra, o meno. Vediamo, anche aspetta, di meno. No, 100, no, 100 te ne ho mandato, diciamo, aspetta. Diciamo che comunque, quanto ce ne vuole per, diciamo, dissetarsi completamente? 2, 3. Posso portartene a sto punto? Buonasera. Perché di più, se 200 ti bastano secondo te? 200 per quanti giorni? Non lo so, io non so. Ma ho visto, tu me le portate venerdì sera? Sì. Giusto? E sono finite domenica sera. Quindi sì. Sabato sera. Mio 11:28. Sì, ma devi pensare che pesano le bevande, questo è il fatto, ecco perché. Sì, lo so, ovvio, ma comunque magari a varie portate, diciamo. Comunque. Sì. Il fatto sta che sono finite 100 in grazie Cornelius. Sì, ne devo parlare con il magistrato, perché era lui che avevamo stabilito alcune cose. Ma come con il magistrato? Sì, il magistrato mi ha detto che ci abbassava le tasse se vi aiutavamo ovviamente con i viveri. Ok. Quindi io te le aumento, cioè ti do le stesse cose, poi ne parlo io col magistrato, sì. Non è un problema. Comunque sappi che ecco, sono 100 ne sono finite in 2 giorni, ecco, magari parlerò col dipartimento, però... Limonate non sono via. Non lo so, allora potresti chiedere. Io ti do i panini, puoi chiedere a Giorrisse se ti dà le birre in alcolica. I panini vanno benissimo, però ecco, le bibite devo pagarle tanto da Giorrisse, cioè. Ah, vabbè. Allora, vediamo cosa posso fare. Va bene, sta poco ti chiamo. A posto, ciao. Ciao ciao. Un utente è stato spostato nel tuo canale. Wilson, vieni da me. Non ti vedo.
Ma che? Oddio. Vabbè, Waves, per favore. Lei dovrà dare il doppio dello stipendio all'agente Waves. Sì, Waves, è la tua voce questa, per favore. Madonna, ma che è sto qua? È sparito pure lui. L'hanno rubato, è stato Dio. Sono stato io. È il mio ostaggio. E ripeto, dobbiamo fare il riscatto. Vuole sono Dio. Vabbè, io non credo, quindi ciao. Non credo la fede. La fine. Oddio. Non credo. No, cos'è su... Ma? Dov'è Waves? Waves. Oddio, dov'è Perkins? 2D. Ma... di diverse categorie. Siamo 2D di diverse categorie. Ma, evitiamo, per favore. Ma, vabbè, evitiamo di fare questi scherzi, vabbè. Che scherzi? Mi vedete? No, ma non ti vediamo come... Non crede in Dio, che allora è uno scherzo. Aia. Non vi vediamo. Oh no, Dio si sta arrabbiando, Wilson. Oddio, l'ira di Dio! Imbattiti contro Maya anche. La signorina Maya crede in Dio e non le sta succedendo niente. Aia. La signorina Wilson si lamenta e continua a cadere. Questo è caso, no? Che non è caso. No, direi se mi rialzo. Se mi rialzo. No, ma sei tu. Ma è niente. No, non ho sbagliato, non prendere il cellulare. Se mi rialzo, guarda. Aia, madonna, fare queste cose. Oddio. E niente, non fa cadere. Aia, sono andato pure io. Ma che porca miseria. Che mani, mamma mia. A proposito, Emily, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Dove sono i D? Ma... mi vedete adesso? No, vai fuori città. Volevo dirvi una cosa. Dio Bray, se seguimi un attimo. Non avete fatto ancora. I funerali di Icaro della Rover. Sì, lo so che l'abbiamo fatto. Questo verrete puniti. Punisci Cornelius Pond. Settimane. Punisci Cornelius Pond, che è lui il responsabile. Punisco lei, perché lei gestisce i dipendenti. Ma io non posso gestire i funerali, ne ho già fatti due io. E farà anche il terzo. Va bene, organizzerò stasera, no, domani. Il funerale di Caro della Ropere. È meglio. A posto. Detto questo, Dio. Andate in pace. Bene, ottimo. Bene. Dopo questo. Ottimo. Arrivederci. 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 Dimmi, Maya, stavi dicendo? Un attimo, mi rialzo, secondo. Niente. Stavo parlando del punto del funerale di Icaro. Ah, sì, lo so, ma Cornelius che ha fatto, che è sparito? Sì. Sai che ha fatto come col vetro lì, ha fatto crash. Cazzo, questa era bella. Oh. Davvero, Michael? Ma lei mi vede, dice? No. Ah, perché infatti non sono Michael, ma sono Dio. E volevo dirle una cosa. Lei, assieme a tutti gli altri Eagle Flight Team, avrete molto successo. Diventerete il team più famoso del mondo. Figa. Batterete chiunque altro. Ma succederà una cosa. Un giorno vi schianterete tutti quanti. Perfetto. E quel giorno è lontano, quindi state tranquilli. Grazie al cielo. Anzi, grazie al Dio. Bene. A posto. Ora preparate le vostre offerte. Le raccoglierò. Cioè, mi ha dato uno perché le ho dato una previsione. Siete dei taccagni. Molto bene. Vabbè, un danno 20 in tasca. Ti ho dato il 5% del mio patrimonio. 17, ecco, dai. Molto bene. Allora, lei, cose buone. Non male. Chi mi ha dato un dollaro? Cose cattive. Ecco, no, lei guarda, lei proprio va in paradiso. Potrei andare in giro così e fare miliardi, a quanto ho capito. Sì. Vi saluto. Mi congedo. Arrivederci. No, se l'è andato adesso che stava prelevando, guarda. Ho perso il mio cadetto. Meglio. Perkins? No. Rieccomi. Cornelio, si è fatto una brutta scherzo prima, è sparito. Sono quello più figo io. Ah, beh, comunque, dove dai lo stipendio a Miller? Sì. Ah, oh, sì, eccomi.
Mi sveglia le persone. Eccolo. Mi vedete? Sì, okay, sembri un... Cos'è quella coppola? No, aspetta. Ma? Il secondo. Lo sapevo che eri stato adottato. Comunque, Miller, $16,000. You are Pakistan. Ma non c'è nessun bonus. Ah. Mi sa che bonus ve li sognerete ora. Dici? Magari crepo e... No, i bonus li sognerete perché purtroppo mi sa che mi toccherà comprare le birre che oggi poi da bere. Quindi pago $16,000 ogni 200 birre. Vabbè, non esageri con le birre. Dov'è il mio cadetto? È scomparso. Cornelius, questa persona mi parlava dal cielo. Eccolo qua. Questa persona scema qui davanti a me. Penso, perché avrà la stessa voce. Ah no, questo è Michael. Diciamo che mi ha detto che in effetti io non abbiamo fatto il funerale di Icaro della Rovere. Com'è che faccia? Cornelius, sì, in effetti è una faccia un po' strana. Cornelius? Io? Jackson? Funerale di Icaro della Rovere, sì. Devo fare. Perché stai poltrendo qua davanti? Organizza. Perché il mio collega sta facendo un porto d'arte. Organizza. Allora domani 21:30? No, domani. Fammi vedere come sta l'evento. Quale? Il beneficenza. Ah, domani, E allora dopodomani, 21:30? Vabbè. Come mi vedete? Ok, perfetto. No, non tu. Va bene, allora non chiudo solo gli occhi. Chiudo con la vita. No, chiudere niente. No, aspetta. È un problema di tutta la città, cazzo. Adesso peggiora solo, vabbè. È andato, vabbè. Comunque, mi dispiace per Ao, Spencer, Murphy, Benjamin Murphy, sono licenziati tutti e tre. Vabbè. Io ho fatto un colloquio ed era tipo più che negativo, era. Rutanak è rientrato in servizio, dovrebbe essere rientrato oggi, direi. Dovrebbe rientrare in servizio oggi. Però io non mi fido. Cioè. Chi dovrebbe rientrare? Rutanak. Ah. Dopo la sospensione di 5 giorni. Però, cioè, io voglio una perizia psichiatrica prima di farlo entrare in dipartimento di nuovo. Mi hanno detto che era in mutande, che ululava, abbaiava e pisciava a caso. Cioè, io voglio una perizia psichiatrica per volerlo riassumere. Volerlo reintegrare. Chiedilo. Alle due dottoresse? Qualcuno dovrei pure chiederla. Sì, parlerò con l'ospedale. Ah, bisogna fare coi cavallini, tu sei sono pilota. Sempre io. Sì, che non ti vedi, mamma mia, cavallini, tu ma sei il pilota. Ma sono soldi da darti. Sei tornato. Tu sei il pilota, bisognerebbe fare diciamo, le prove a quelli che si sono proposti per fare prendere l'ASU. Quinto posto. Che si è proposto che è qua adesso? Io. Lui che c'è qui con noi. Ma mi vedete, vi prego. Waves, no, non ti vediamo. Come no, ancora no. Ma prima ti vedevamo, sei scomparso, ma che cazzo. Waves, Jonathan Clancy, Randy Roots e basta. Sono loro tre che hanno fatto la richiesta per diventare ASU. Lei l'ha fatta la richiesta per è un cadetto. ASU. No, sono un cadetto. Ok, tanto non l'avrebbe passata perché è un cadetto. Sì. Me lo dai l'M4 se... sì assolutamente. Comunque veda lei con chi parlarne, come sono questi tre. Ok, tu sei diventato muto? Sì, no. Vabbè, ripaccio le pattuglie, mando un po' in giro le persone. Lei dice capitano va in giro, va in pattuglia qualche zero in più, qualche zero in meno. No, ma vediamo chi deve fare sto coso. Sto cosa? Cosa? Mamma mia, nessuno, solo Waves e basta, che però ha problemi. Sì, sto aspettando l'altro cadetto. L'altro perché? Perché sta avendo problemi anche lui. Vabbè. Perkins, ma tu andate in pattuglia, sì, siete. Purtroppo siamo troppi cadetti, poche persone da cui fiancarvi. Andrebbe bene. No, niente. Ah, vero, il posto della tenente è ancora libero. No, è occupato. Da chi? Da Dio. Da Dio. Da chi è occupato? Comunque. Da Dio. Comunque?
E sì, dovevo aspettare un'altra persona che doveva fare il colloquio. Sera. Rivera. Sì, sì. Buonasera. Buttati su TS. Buonasera. Salve. Ho lasciato Feverb, what the fuck? Chi è che devi fare colloquio? No, no, ma lei mi sta sequestrando. Però so, una persona mi ha detto... Un attimo, che... Ma lei è un cretino. Attivato. E niente, che due coglioni. Vabbè. Io vado a farmi un giro allora. Cioè noi andiamo a farci un giro. Aspetta un secondo. Ok. Aspetta un secondo. Mi vedete adesso? Sì. Ciao Berti. Giusto. Ditemi che mi vedete. Sì. Sì, ti vediamo. Come no? Giusto con la faccia da pakistano. No, giusto. Faccia giusta. Ora andiamo. Mi vedete bello? Sì, sì, sì. Beh, bello no, però ti vediamo. Smetti di urlare fortissimo. No, ma che è quel cappello lì? Se mi abbracci sei bellissimo. No. Dai, forza. Andiamo, Bryce. Sì. No, deve rifare. Let's go. Deve rifarmi la proposta perché. Abbracciami. Stasera ho più problemi che altro. Falla tu la proposta, che forse è meglio. No, mi rifiuto. Muoviti. 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 No, la so. Ma. E niente. Che bella braccia. Basta. Faccia così, signorina. Santo cielo. Niente, cioè non sai trattare bene le donne, non sai guardare bene. Ma no, non funziona, non so come dire, non... Maya, tutto bene? Sì, tutto a posto. Dove va Rivera? Io Rivera. Faccio, ma non fa la manina, cioè non... Rivera, dove sei? Come se te l'avessi dato. Riprovi. Rivera, Rivera. Brandon. Sparito. Vabbè. Rivera. Stipendio. Emily. Sì. Possiamo prendere la charger? Chiedi Cornelio Sponda che c'è lì davanti. Capitano. Possiamo prendere la charger? Quella di dietro di lei, quella lì. Quella levissima, bellissima. Sì. A posto, grazie. Aspetto Ronny. Sì, sì. Vado a prendere il chiamaggio. Va bene. Il che? Chiamaggio. Il chiamaggio? Sì, che è fuori strada, grosso, grande. Yeah. Posso ieri. Boh, io me ne vado, arrivederci. Pasquale, perdona, sto entrando in servizio. Quante canzoni, musica si sente nella tua radio? Non è colpa mia. Mamma che noiosa. Finalmente anche si è tolto quell'orribile collo alto e si è tagliato i capelli. Bellissimo. Davanti al giudice devo dare fantasia proprio. Adesso è diventato anche l'immagine del genere. Sì, peccato che quella persona... Emily Wilson. Ryo Tanaka. Come va? Tutto bene. Tu? Diciamo che ho risolto dei problemi. Meglio che ti muovi a risolverli. Buongiorno. Già risolti. Buonasera, sia, signorita Semi. Salve. Tiago, salve. Tiago. Sì, avvocato Tiago Garcia, claro. Sergente, era freddata? No. Ah. No, stavo parlando un po' in modo strano. Comunque,
Sì. No, dovrei vedere una cosa nella tale meno, secondo me. Certo. Prego, prego, ci mancherebbe altro. perché devo vedere un attimo una cosa. Tranquillo. Oddio, arrivo a riso in modo maniacale. Che c'è la mia risata? Che ha la mia risata? Vedi, allora sono tutti che ha riso in modo un po' maniacale. Ma che no? Domani, Ryu? Sì? Ryu, domani tu dovresti rientrare in servizio. 2 giorni, ha detto il capitano, o era domani? Erano 5 giorni, dal 22. Ah, perfetto allora. Però devo parlare con due psicologhe, perché voglio una perizia psichiatrica per essere sicura di poterti reintegrare. Devo parlare di una cosa che... Sì, e poi dovremmo parlarne. Con me, e non ora, con me e poi dopo con le psicologhe. A posto. Salve, comunque sì, meglio me ne passo a fare di lavoro. Tutto bene, signori? Tutto bene, tutto bene. Salve, signora. Salve. Nuova città? Sì. Infatti non l'ho mai vista. Salve, salve, sono... Sara, sergente Emily Wilson. Sì, sono Emily Wilson, sergente. Sono sergente di polizia, salve, piacere. Salve. Vabbè, se no che mi raccontate? Veronica, no? Veronica, sai, Lina, ciao, Veronica. Ciao, Emily. Tutto bene? Sono tornata? Sì, già settimana caotica. Sono tornata. Guarda, io sono 4 giorni che appaio e scompaio in città. Io ero andata via 2 giorni, di pausa. Non lo sapevo, io arrivo, faccio delle pratiche e scompaio, quindi... Ma sai, ma le case popolari non ce le hai più tu in gestione? No, non le ho più io, infatti adesso devo chiedere al comune come fare, perché tecnicamente me ne occupavo solo io e non potevano occuparsene neanche gli agenti immobiliari. Quindi adesso devo chiedere al comune come fare. Sì, ma se ho capito bene non sta nemmeno più un agente immobiliare ora nella città. Io ne ho visto uno oggi pomeriggio, tipo. Però per contratto gli agenti immobiliari non possono gestire le case popolari perché non ne hanno guadagno, cioè è un po' complicato da spiegare. Per quello le avevano affidate a me direttamente. Sì, perché tipo si paga un affitto, no, se non mi sbaglio. Esatto, ma bisogna sapere, chiedere al governo, perché è probabile che volessero cambiare un po' situazione, siccome è una... Hanno fatto un articolo contro questo sistema di... Adesso vediamo come vorranno fare. Ci saranno delle elezioni prima o poi? O... Non credo che si facciano delle elezioni. Figa! Buonasera a tutti! Salve! Cosa volevi dirmi, John? Tra l'altro non arrivo, sai se c'è un... Cosa? Che tutta la vita del schermo video. Vanilla, ma l'ho trovato qua e ho fatto tutta la pratica. Perdone un po', vabbè. Ciao Carmelo. Ma Iago, ma vieni qua. Vabbè, signori. Ciao, tutto bene? Non lo so, mi ha chiesto il... Sì, tutto bene. Ah, mi fa piacere. Tu? Aspetta, sa bene. Sì, tutto bene, tutto bene. Ma Diego, se devi fare salto in banco, mi sa che devi cambiare mestiere. Sì, bravo, cambia mestiere. Ma che facci tu, va? Tutta rosicone. Ha visto quante cose chiudo io? Quanto lavora? Quanto lavori? Ma un caso hai fatto nelle centrali della polizia? Che... Ne ho fatte 4 e ho 3 denunce attive. Beh, figa. Lavora e si fattura. Iago, quanti K ho fatto in 2 giorni? Quanti K hai fatto in 2 giorni? Più di 12 K. DG. Wow. Cavolo. Faccio andare a processo. Faccia lei. Adesso andiamo a processo col signor Rio del Rio. Ah, avevo detto adesso. Se dovete fare un capistop riguardante i messicani, ditemi subito. Ci sei. Giustamente fai per quell'altro te. Avvocato difensore, claro. Ci sarà da divertirsi. Ma per che cosa? Per una discussione Cosimo versus Tanaka. La Roberta, tagliata di che. Ah, Wilson, sai la grande news? Sì, no. Sono stato incaricato per stipulare i vostri nuovi stipendi. No, mio Dio. Ho fatto la clausola Wilson, ho fatto.
Prego. Ho fatto la clausola Wilson. No, per più di un mese nello stesso grado le diamo l'anzianità. È no. Contenta? No, quello riguardo agli stipendi mi sa che gestirò ancora io per il dipartimento. No, no, ne parlerò col giudice. Per la nuova proposta abbiamo fatto con Wavers. Weaver, come cazzo si chiama quello lì, ha capito? Vabbè, comunque gli stipendi gestisco io. Ti giro tutto quello che abbiamo fatto. Se vuoi parlarne con me, parliamone dopo. No, abbiamo già fatto, Wilson, grazie. Ti parleremo con me. Abbiamo già fatto, Wilson, grazie. Ti ho detto, parlane con me poi dopo. Va bene. Ma che cazzo? Abbiamo già fatto, Wilson, grazie. Poi che ti... niente. Aspetta, non mi ridete in faccia, una è difficile. Certa. No, guai, no. Complessa no, la situazione. L'altro, stamattina uno mi ha detto, ma sei milanese davvero? Ho fatto sì, perché è tutto il tempo che dici sì che, non sei credibile. Mi sono sprofondato. Sono rimasto così, Questa! Ma che fa? Squarciate le macchine. No, le sta graffiando la carrozzeria, sergente. Stia attento. Sì, faccio la denuncia al detective. Faccio la denuncia e poi si occuperà l'avvocato qui, Tiago. Ma quanto tempo è sergente lei? Non ne ho idea. Devo vedere. Ha diritto all'anzianità. Complimenti, Wilson. Scusate, troppe sigarette. Comunque. Vabbè, sono sempre sacchi in più. Quanto no? È stata ufficiale 2 lei? Un mese. A posto, anzianità doppia, in cash, Wilson. Ho pescato le anzianità. La donna più anziana del dimentichiamo l'ufficiale 1, anche un altro mese. Tripla anzianità per Wilson. Apprezziamo la sua dedizione, Wilson. Scusi. Va bene, basta, non c'è più niente da dire. Comunque, a parte gli scherzi, ha mandato tutto a Waves. Che non so se vuole girare lui o lei, insomma, vedete voi. Lui ho fatto secondo il modello che mi ha chiesto. Sì, ma dovrebbe parlare con me, avvocato. Venga, con Waves. E parliamone. Scusate, che sto qua stress sclerotico. Perché urla quello? Non lo so. Sono io responsabile degli stipendi, fino alla contraria. Me l'ha chiesto Waves. Ma ok, ma cosa sta? Il signore parla. Come parla? Come fa? Perché parla con questo? Ma come fa a parlare così? Infatti, come fa a parlare così? Non è possibile, Nato. Vado a controllare. Mi scusi? Dica, sergente. Ma lei come fa ad alzare il braccio qui? Guarda, che sono misteri incredibili, mi scusi. No, vabbè. No, signore, no, questa cosa non va bene. Come farà alzare la mano? Perché sono stato in polizia, Amelie. Sei stato in polizia e hai mettere a servizio? Lo so. È una deformazione. Per favore, no. Intendiamoci. Sì, sto provando a disabituarmi. Il beige, dimenticalo, per favore. Sì. Comunque, a me mi aveva incaricato. Grazie per aver fatto. Guarda, che io sono occhio della Madonna. No, quello mi sa che o ha rubato un beige della polizia, o non so perché ce l'ha. Non so come dirglielo. No, meglio di no. Che ho i droni. Sì, ho i droni. Allora, lo scrivo per email. Sì, comunque. Però forse è una roba nuova. Però comunque, fino a poco contare, sono responsabile degli stipendi. No, io. Un attimo che mi stanno parlando la radio, scusi. Cosa succede all'Oni Tool, scusate? Solo. Hanno fatto un incidente. Ok. Mi scusi un attimo, una telefonata importante. Sì, tra poco ti vengo a consegnare le bibite, va bene? Grazie mille, ciao. Okay, a dopo, ciao. Ok, dica pure. Praticamente io l'ho redatto, scritto secondo il modello che mi aveva proposto Wales. Ho fatto tutte le prove matematiche infallibili in modo tale da far da premiare sia il grado cosa della persona e sia le ore effettivamente lavorate. Capisci però il problema che io ho fatto già la proposta al governo, visto fatto. Ma però quanto tempo sono? Quanto tempo fa? 5 giorni fa neanche. Allora mi sa che ti devi mettere a parlare con questo. Perché io ho chiesto al governo con l'ultimo stipendio, mi hanno detto che doveva parlarne tra con gli altri del governo.
e mi aveva fatto sapere, poi non mi ha fatto più sapere nulla, quindi sa che non l'hanno accettato. Ma magari sai perché non, forse non ti hanno fatto sapere nulla? Perché magari volevano fare tutta una cosa interna con il giudice. Ok, quindi allora, ma scusami un attimo, ma quindi a te il governo ti ha accettato sto modello? Mi mandi tu sta roba per fuori, tutto materiale? Nel senso, sì, ti mando il materiale, anche a te non ci sono problemi. Sì, che tanto sono responsabile io. Me l'ha accettato il giudice, che è lui che sta parlando ora con il governo per questa cosa. E mi ha avuto l'incarico da Waves, perché mi ha detto, fai te una roba scritta secondo il modello in cui vorrei io, e poi che verremo noi, scusa, della Pula. Io gliel'ho scritto, gliel'ho battuta a mano e gliel'ho data a loro. Poi Waves mi ha detto, nel caso se c'è da andare a fare una specie di mini processo contro lo Stato, fammelo sapere, che si fa fare a te. E ho detto, beh, non c'è problemi. Poi, insomma, non so se anche tu hai un tuo modello. Comunque mettetevi in comunicazione voi due. Intanto io te lo mando. Considera che è un modello ibrido. Metà fisso, metà stipendiato a ore. Ok, mi fa lo sento. Esatto, come ho fatto io. Una parte a fisso e un po' stipendiato a ore. In base alle ore di servizio vengono premiati. L'ho appena mandato. Okay, fammi vedere. Io per farlo questo ci ho messo 5 ore. Perché ho fatto 6 simulazioni diverse per far vedere se... È brutto TXT, cazzo, però. Schifo. L'ho mandato come block note. L'ho fatto lì sul volo, non è che l'ho modificato. Mi va bene. Comunque, cioè, l'ho verificato più. Ho fatto 6 prove diverse, con 6 ore diverse, in modo tale per vedere quale fossero in congruenza. Ok, il giudice ne ha parlato col governo? No, ancora no, lo deve ricevere questo. Ok, allora... Perché il giudice era già consapevole di tutto quanto, perché me l'ha detto anche lui, però ha detto volevamo fare le cose fatte per benino qua in città, hai capito? Ok, va bene, allora contatto io il giudice e ne parlo con lui, dove siete responsabile del servizio. Senti anche Wales, perché a quanto pare si sta muovendo anche lui. Sì, questa cosa non mi piace, comunque, vabbè. Parla con lui. Scusi. Non si preoccupi. Comunque, parlo con Wales, un secondo, ecco qua. Niente, ora mi si incazza. Michael Wales, eh? Vabbè, fino a prova contraria. Ecco, esatto. Quindi, dovrei parlare un attimo con te. Mi sembra che hai parlato con l'avvocato... nome. Ai, puoi mettere la chiamata... Nome, ehi, avvocato. Ares. Ares. Sì. Riguardo gli stipendi. Non l'ho preso io. Ok, quanto aspettavi di parlarne con me? È una mia causa verso lo Stato, non credo. Lo so, ma me ne stavo già occupando io. Non la sto facendo a nome del Dipartimento, lo sto facendo a nome mio. Ma che è una causa, perché a me sembra più una proposta per il governo. Da come me l'ha parlato l'avvocato, mi sembra più una proposta per il governo. No, c'è di mezzo il giudice, andiamo. Un avvocato, causa. È contro il governo. Amministrativo, contro lo Stato. Ah, ok, ma potevi parlarne con me, magari potevo unirmi a te. Me ne avevo già parlato, ha detto che la vedeva dura, e quindi io... Io la vedevo dura perché non ho già parlato col governo, però, cioè, capisci il fatto? No. Io sono andata a parlare col governo quando mi sono andata a mandare gli ultimi stipendi, ho parlato col governo per raggiungere un possibile stipendio a ore. Ovvero una base minima fissa per quelli che, diciamo, lavorano poco, non possono stare molto tempo in servizio, più una parte che va a ore, in base a quanto lavori ricevi un po' di più. Ho chiesto, mi hanno detto, mi hanno rifiutata, ovvero meno male che me l'hanno rifiutata, mi hanno detto ne parlo con gli altri membri del governo e poi ti faccio sapere, non mi hanno fatto sapere più nulla, se vuoi io oggi richiedo, senza dover andare a fare, diciamo, perché cause penali. Hanno detto che preferiscono che queste cose le facciamo qua in città e non fuori. Ah, ma te ti hanno detto così, ti hanno detto? In generale preferiscono se si fa una roba di genere. Ok, ma sai che la parte degli stipendi purtroppo non è possibile farla qui in città perché non c'è nessuno che fornisce soldi così qui, capisci? Ripeto. Non è possibile riguardo agli stipendi potessero occupare, perché contro chi fai la denuncia, che non abbiamo neanche un governo, diciamo, ufficiale, noi non c'è nessun presidente che li possa... a cui puoi appellarti, diciamo, lo Stato, la figura più alta che abbiamo è il giudice, nessun altro più alto. Ma se il giudice approva la nostra richiesta e dice che abbiamo ragione noi, poi il giudice si occuperà lui a parlare con lo Stato. Va bene, allora quindi magari fammi sapere, aggiornami. Passa nelle sue mani. Sì, perfetto, allora aggiornami. E mi sembra che l'avvocato deve ancora avvisare il giudice, o meno, se non ho capito, deve ancora fornirgli. Comunque, dato che volevo essere corrente, mi sono fatta mandare il file, il materiale che avete creato.
l'ho supervisionato, ancora devo leggere di tutto, però mi sembra una cosa buona. Tanto fammi sapere poi come procede la causa, allora che vorrei saperlo, ok? Va bene. Grazie di tutto e complimenti a come ho avuto sta voglia di farlo. Sinceramente. Se non lo faccio io, non fa nessuno. Quindi no, perché l'altro dice ho già provato i modi e modi, ecco. Se me l'hanno citato in quei modi là, sinceramente non so come fare. Quindi, se tu ce la fai, complimenti, va bene. Poi al massimo mi fai sapere e parlare in base dove dovessero aumentare, poi andrò a parlare. Va col bene, governo, che quando mi arriveranno i soldi, ok? A posto. Vado. Ciao ciao, grazie. Buonasera. Ciao Fedetta. Ok, siamo eccomi. Finito, sì, ho parlato con voi, mi sento a posto. No, mi ha spiegato anche lui la cosa. Ottimo, mi piace l'idea. Le piace, ha visto. Poi se lo legga bene, perché ho fatto. Sì, devo ancora leggerlo bene, ma quando avrò un momento morto, leggerò. Tutto fatto sì, benino, gli ho provato anche la bozza di protocollo. Ho fatto tutto per benino per voi. Ottimo, complimenti, avvocato. Sì, è geloso. Dovrebbe essere tutti efficienti come lei. Magari, vero. Frecciatina. Frecciatina. Non rila. Abbacciami. Deve far male al cuore quando ride. Abbacciami. Chi ha chiamato il dipartimento? Sì. Qualcuno ha chiamato la polizia? No. No. Qualcuno ha chiamato la polizia? Qualcuno ha chiamato la polizia? Vabbè, va a fan brodo. Vabbè, niente, fa lo stesso. Quanta gente che c'è. Salve! Ma che è? Ma chi è tutto sto movimento? Ma chi è tutto sto movimento al garage centrale oggi? Tutto bene, c'è un po' di bene. Allora, cioè, è bello stare qua. Qui è bello stare qua, perché vedi tutto. Ti vedi che si muovono, si spostano. Oh, riprenderla? Oh, sì, ciao. Adam 3 disponibili per venire un attimo al garage centrale? Sì, io sono Adam 3 disponibili. Potresti venire un attimo, grazie. Non c'è nessuno a parte Celeste. Sì, Valilla. Okay, a parte Celeste non c'è nessuno. Va bene. La saluto. Buona serata, allora. Magari il caffè riusciremo a prendere la prima poi. Ciao, Shanti. Ora devo lavorare perché... Vieni, vale, facciamo un giro. Va bene, ci vediamo allora. Ok. Arrivederci. Buona serata. Mi raccomando il casco. Sei un attimino? Polizia, perfetto. Sì. Ok, andiamo. C4, okay, ti sentiamo. Vederci. A dopo. No, ci sentiamo. Allora, cadetto, venga un attimo la gente. Senti anche me, eh? DC4, no, ti sento. DC4. Guarda, qui ci sarebbe da sequestrare sta macchina che è perché io la vado. Procedete voi? Ma Wilson, lei mi vede bene o ti vedo con i capelli neri. Vabbè, ma è normale di tra un po'. No, però la faccia è normale, la faccia. Comunque c'è il signore che mi ha chiamato al servizio della polizia per sapere se aveva passato il bando o no. Devo aspettare. Sì, sì. Aspettare all'infinito. Che è successo? È una macchina a velocità elevata verso la città da... Niente, l'hanno fermato. Ma magari si schianta. Ok, procedete col sequestro, ci sono meccanici. Sì, faccio le foto lei, collega. Pronto? Perfetto, fate la foto intanto, tutto, sì. Mi raccomando, buon lavoro. Vado a chiedere un attimo agli altri come mi vedono, va. Ma ti vedo normale io. Salve. Salve, ma lei scusi chi è? Allison. Mi scusi, lei chi è? Ehi, signore. Io, John Rise. Mi scusi, ma lei ciao, è? Tesoro, ciao. Oh, ciao, grazie, capito. Ciao, Allison, sì, tutto bene? È entrato nel tutto bene, canale. Bentornata, tesoro. Sì, in grazie. Ciao, carissima. Ciao, tesoro. Va bene, scusate, devo andare. Ciao. Ciao. Ok. Adam 3, poi ce ne sarebbe un'altra rotta verso l'uscita. Qui nel taxi 2, Adam 2, stiamo facendo un traffic stop all'altezza penitenziaria sull'autostrada verso la città. Il veicolo in questione è un BMW targato 530KND. DC4 ricevuto. A pattina da Adrian Capolinio. Affermativo.
puzzle riuscirai. Oh, che cazzo, sono scherzo. Ciao Anthony, senti, sì, io sto arrivando proprio, sono qui. Io dovrei rinnovare le patenti invece. Vabbè, ci vediamo in centrale, uso il tuo computer. Ok, perfetto, ci vediamo in centrale, ciao. Ma che stai a fare? Niente, sto andando a ritirare le bevande da mettere in cassa comune. Ma sei da solo in pattuglia? Sì, sono da solo ora. Ma vuoi stare da solo? No, se vuoi venire con me vieni pure. Cioè, diciamo che ho lasciato due cadetti da soli, se vuoi ci ridividiamo. Secondo me è meglio. Dividiamo cadetti? Ma i cadetti sono, in realtà sono già ex poliziotti. No, nessuno dei due, forse Artic. Sì, Miss Artic, sì. Alliene passiamo ciao. A ciao. Va bene, ciao. Vabbè, quanti ne avete portati di belle? 200. Ottimo, per quanto tempo? E che ne so. Cosa vuol dire per quanto tempo? Cioè, no, per quanto tempo posso dire, cioè ogni volta quanto è che torna la prossima rifornimento, ecco. Ma... quando me lo richiedete lo portiamo. Sì, ah, ottimo, ok, allora però fare in modo che non li abusino. Tony no. Eh? Come no? Ok. 100 li ho messi dentro. Sì. Signore, decidetevi, non vi capisco molto bene. Un secondo che c'è... Tony si è bloccato. Tony, passa le limonate al signore. Sì, scusate. Allora ci rivediamo? Boh, fate voi. Cioè in realtà loro sono stati io poliziotti, però... Ma no, Grave non è stato in polizia. In altri server sì. Ecco fatto. Non ce la faccio. Troppo, sono 100... Vabbè, raga, decidi... Ah, cazzo, decidi. Esatto, ok, ciao. Sei entrato nel canale. Utente. Com'è? Spostato nel tuo canale. Comprato solo un attimo questo sequestro. Sì, sì, quando dove hai fatto vieni in centrale. Yeah. Grazie, arrivederci. Quanto okay, che vuole Garrett? Arrivederci. Un attimo. Cioè, Almeria è di soprano? Sì, ma anche quella è nostra. E Moito e il resto? Non ce l'avete fatta? Moito e... Va bene. A proposito, per i panini abbiamo... Aspetta, ma io le ho tutte. Ah, ok, perdonami. Per i panini... Panini ce ne sono un po' ancora, mi sa. Non so se ci sono. Leggi. L'ho visto o non l'ho visto? Fammi vedere. Cioè, guarda. Cerca nella cassa. Perfetto, grazie mille, Anthony. Figurati. Ti chiamo per i panini, mi sa, perché mi sa che... signori, quelli dovete aspettare. Panini non ci sono. Moni, quant'è che arriveranno quei panini? Dobbiamo aspettare il grossista, signori. Qua vabbè, non ti preoccupare. Appena ce li hai, portali, ok? Sì, sì, che ci fanno Cosimo qua? Ah no, ma che cazzo? No, ce ne sono altre 50. E tu con chi sei, Megan? Anthony! Vabbè. Cazzo. Quanto è che chiede Geralt di solito? Che... 100... Niente, Geralt. Mi sono buttato in mare e suicidato per... microfono disattivato. Ce ne sono 50. Sì, ho visto. Mannaggia, ho cieco. Una talpa. Thank you.
Cazzo, non va per terra. Vedo il canam. Secondo me lo segna una cosa. Comunque da un 3 diventa Falcon 1, eh. Sì, vabbè, dici 4. Cazzo, ragazzi, hanno tappato in piazza. Vabbè. Arriva la moto, Cavallini. No, niente, 4. Come quella che hai te, mannaggia. Vabbè, pensi più di cillina, vabbè, cazzo, è. Ciao. Chiamami sul mio nome. Ciao. Ma chi è? Va bene. Cassandra. Che lo sto cercando. Cassandra. Sei Falcon One tu? Sì. Bene, prego. Vai. Oh, Brandon, ti do dare stipendio, lo vuoi o no? Sì. Sì, cos'è sto sì. 13.000, eh. Da detective. Si chiama 13.000 fruscianti dollaroni. Ah, meno. Aspetta, 13.000 meno 1.500, tu. Mi hai già tolti 1.500. La scorsa bene. Volta, però. Sì, mi hai già tolti. Già, è vero, ma sono Alzheimer. Ok, perfetto. Deposta lì. Mi sto dirigendo in centrale. Ah, quasi $70.000, bello. Cavalli, non ve ne siete andati? Occhio. Sì, andiamo in città. Ah, per fatemi vedo qui. Oh, vediamo. Esatto, non più sciroppi. Vabbè, andiamo. Che risposta alla chiamata? Microfono attivato. Vabbè, dobbiamo passare in ospedale a fare un po' di rifornimento. Ciao, Brandon. Ciao. È così bella la charge. Ragazzi, comunque è appena successa una rissa in piazza. E boh, ci sono gente che si è allontanata. Però mi sa che si chiapperanno in giro. Dici 4, la rissa tra chi? C'è il Pasquale, quello del concessionario. Ecco, che sta incazzato. Arrivo lì al... Arrivo lì al garage. Ragazzi, ragazzi, un alfa giranero, un biondo con una catenina al collo, mi dicono. L'abbiamo appena fermato in Messico. Io sto andando in Falco, eh. Adesso mi faccio compagnia da Pasquale.
C'è stato il rissone? C'è stato il rissone, vuole sapere fra chi? Sì. A quello che ha capito è di soprano. E chi forse è? Non ho capito se Ryu Tanaka o Luke e l'infermiere, non l'ho capito. Ma sono qui? Uno sì, l'altro no. L'infermiere è un po' improbabile. No, scusi, ma avete uno studio qua in città? Scusi? L'avevamo prima che c'è stata un'inondazione, l'ha distrutta. No, lavoriamo in collaborazione con l'ospedale. Funebre. Avvocato. Avvocato, per venire un secondo con me. Scazzotto, sta in troppi. Mi fa, lo indica così malamente. Io che c'è un bordello di gente. Prego, salvi. Bardo. Vabbè, vice capitano. Avete già raccolto i testimoni? Eh no, siamo là in 50. Ognuno parla su di se stesso, quindi cioè non si capisce un cazzo di mezzo. Non avete raccolto se ma io non so neanche che è successo, sinceramente. La lista tra chi non lo vabbè, guida. Comunque va in giro con. Signori. Vabbè, ci penso per la detective al suo lavoro, indagare. Vediamo che abbiamo altre cose da fare noi. Questa qui vedi l'auto da sequestrare l'altra. Chi è il meccanico? Questa è quella rotta? Sì. Ma dai, ma che ti frega? Ma vabbè. Andiamo in ospedale, dobbiamo fare delle cose. Finché rotta così sti cazzo. No, devi andarla a riparare. Devi andare a buttarla via. Cioè, sequestrarla subito. Salve, buongiorno. Sono il sergente Wilson. Avrei bisogno di parlare con il primario. Non sono io. E può contattarmelo in qualche modo? Purtroppo non so come fare. Non ho. La radio non ce l'ha lei? Non c'ho ancora dito sulla radio. Ancora no. Perché non tengo il traffico mobile. Sì, potete anche spegnere. Vabbè, mi può provi a chiamare così non rispondo io. Va bene, arrivederci. Però mi sa che sarà sfortunata stasera. Vabbè. Che cazzo, sto qua non è. C'è ben primario qua in radio. Sì, lo so, lo vedo. Però che cazzo, sto qui che. Collettino che non usa la radio, ma vaffanculo, cioè, ma dai. No! Non sei qui in live. Eh? È ancora pronto? Salve, primario? Sì, mi dica. Salve, vorrei parlare un attimo all'ospedale riguardante delle. Fornimenti delle medicine, degli sciroppi alla centrale e polizia. Ah, ok. Arrivo. Perfetto, salve. C'è sorella. No, sono in live. Cioè, mi gira il cazzo, però dovrei fare tutte queste cose perché non uso la radio, che è obbligatoria, quindi infatti andrò a parlare in assistenza, adesso fatto. Vediamo finché sei in live. Finché sei medici. Finché sei in live, io scusami, io non sto in radio, ma... io da domani in poi non sto più in live, in radio io. Tanto sono in live, sai, che è la scusa. Vabbè, però è un medico, c'è meno necessità. Beh, tu per me è real, non avere un medico pagato alla radio, poi vedi. Beh, io non sono. Salve, buongiorno. Andiamo dentro? Certo. D'accordo. Okay. Va bene. Senta, ho notato che sono finiti gli sciroppi, diciamo, l'ultimo fornimento che io mi ricordo è stato fatto dall'ex direttore sanitario. Come, scusami? A dire il vero, li abbiamo mandati 2 giorni fa. 2 giorni fa? Ma chi ne ha tirati? La dottoressa Meredith va consegnato 200 sciroppi e 3 medicinali di ogni genere. Ma quando? Perché non sono arrivati. 2 giorni fa. Non sono arrivati? Vabbè, ve ne do altri, non so dirlo. Secondo che mi stanno contattando? Emily, mi avevi chiamato? Sì, sperando che ci sia qualcuno dopo, ma... Lo dite che i panini ce li abbiamo. Stacchi, insomma, ah, va bene. Li ho visti. Ce ne abbiamo 50 ancora. Ah, va bene, a posto. Ok, ciao. No, fai quello che devi fare, lo facciamo dopo, non ti preoccupare. Grazie. Vai tranquillo, adesso tanto sto lavorando. Sbaglia il centrale, eh?
Primario? Sì. Noto che mancano, mi sono messa una lista, mi sono fatta. Vado alle medicine. Due Rubelis, tre Nasolinx, tre Swiss, quattro CPA e quattro benzipenicillina. Esatto. Di solito sono sempre lì, dobbiamo avere tipo 5 in cassa di solito sempre. Ok. Mancano le guardi, giusto l'altra sera in realtà avevano chiesto, credo il capitano sì. Avesse chiesto all'infermiera Meredith di consegnargli dei sciroppi. Perché io ciò che ho 200 sciroppi e 3 medicinali di ogni tipo. Io ciò che ho in cassa sono queste qui, le medicine ho 3 Rubelix, 2 Nasi. Posso passare qualcosa a lei? Sì, se vuole, se passa a me arrivano tutti in centrale, però mi sembra strano che non c'è nulla, nessuno sciroppo. Grazie. Grazie per il supporto. Ascoltami, dimmi tu se vuoi che sto con Falco un attimo. Cos'è che ha detto, radio? 200 vi bastano? Sì, sì, perfetto, poi finiranno. Se finiscono domani mi incazzo. Spero che non finiranno la prossima settimana. Domani, cioè, invece di dirvelo, ma c'è qualcosa che non quadra. Esatto, spero di tornare la prossima settimana, ecco. O almeno. Anzi, spero di non tornare la prossima settimana. Due Rubelis, perfetto. Tre Nasolix. Grazie. Tre Swiss. E 3-3. Dai la posizione della Giulia, dove sta adesso? Prima l'ho visto centrale un minuto fa. Vabbè. Calma, silenzio, ci penso io. È quello con i pantaloni beige. Sì. Ma che sta succedendo? Ma c'è il sospetto della Giulia nera. Mamma mia, si agita così tanto per la Giulia nera. Perché? Per il subito. Ce ne sono 40 adesso, Giulia nera, mio amico. Ah, 3 Rubelix li abbiamo. Anche per gli sceriffi qualcuno in vola. 2 Rubelix abbiamo. 3 Nasolix. Ok, Nasolix. Un attimo solo. Una Swiss. No, Rubelix ce l'avevo già tutti, vabbè però. Vabbè, ne prende uno in più. Una Swiss, 4 CPA. Posto? E altre due benzipenicillina. Come fa a dire così per bene il nome? Perfetto. Abitudine. Grazie mille, dottore. Io spero di non vederla nei prossimi giorni. Sicuramente, ecco, purtroppo. Va ecco. Bene. No, cioè, inizio a dire, ecco, ma... vabbè, forse in senso medico. A questo ecco. Punto mi viene il dubbio che forse li abbia consegnati gli sceriffi. Può darsi. Per il senso medico, spero di non vederla. Ce l'avete in comune? Sì, ce l'ho in comune, però spero che gli sceriffi non rubino le cose nostre comunque. Vabbè, okay. Io spero di non vederla entro la prossima settimana. Arrivederci. Buona serata. Mi puzza però sta cosa del rifornimento che non faccio più nulla. Ma ci sono i seri o rubano tutto? No, cioè però io adesso dico prossimo rifornimento come minimo. Ma non possono mettere una cassa comune nella loro sceriferia paleta? Sì. Ma ci fanno? Sì, però vengono da noi a rubare le cose. Ma allora facciamo il contrario. Non possiamo, noi sai, però loro hanno i poteri forti, non ce n'ho. Ah, vero, ragazzi, segnato un dirigibile in mezzo alla strada, No? Buono. Ah, eccolo, dietro di noi. Vicino alla centrale di polizia, vi mandiamo una chiamata a quel punto. Mi vede, sergente. Negozio di vestiti vicino alla polizia. Sergente. Esatto, sì. Sì, lo vediamo. Mi vedete? Bene? Io? Sì. Ho visto sì. Cadere di posto, oh, santo, ma signora. Sta là in mezzo alla strada e non so. Altro se si può spostare, magari. Mi sarebbe un po' impossibile spostarlo. Ci va, scusi. Cosa dite dei waves? Oddio, si sta muovendo. Mi vede bene? Sì. Ok, posso. Siamo con Nelio, che devo parlarne. Aspetta che lo tengo qualche secondo. Ciao Cornelio, senti, mi senti?
Sì, che sono. Ok, mi hai detto il primario che hai chiesto il rifornimento di tutti i sciroppi e tre di ogni medicina. Ma adesso lo facciamo rimuovere. Due giorni fa. Sindaco. Ma non sono mai arrivati o sono già finiti, cioè, perché qualcuno se li fotte non è colpa mia. No, io dico, ma siamo sicuri che non sei andata a dargli agli sceriffi la dottoressa che gli ha chiesto? Chiediglielo, non so. No, beh, comunque sono tornata in ospedale, ha preso altri 200 sciroppi e ora abbiamo 5 di ogni medicina in cassa. Però io prossima volta a fare il rifornimento è tra una settimana massimo, cioè minimo una settimana, ma proprio non voglio, cioè. Va bene. Cioè, io non so. Se noto che spariscono cose, te lo dico poi, Sì, grazie, fammi sapere. Ciao. È 200 sciroppi, poi 4 bispilli, bispillina, là, cazzè. Cadde. 3 rubelis, 3 nasolix, 4 CPA. Fai come i local che curvano all'ultimo. Ciao, sonno e ciao. 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 Oh mio Dio, e sei tornata. Per la tua felicità. Madonna, guarda, mia felicità, ti proprio fa tanta felicità. Vabbè, dove eri andato? Mi sei mancato. Come dici, non dirlo neanche per scherzo. Qualcuno si vero che l'abbio reciproco è rimasto. Ciao, ci vediamo. Qualcuno si dirige verso i punti caldi. Invece di 4. Affermativo. Comunque sì, ragazzi, ci sono un sacco di macchine che sono. Un sacco di persone che sono sotto terra. Ma quell'uomo che fa? Vabbè. È pazzo, ma io gli sparano. No, vai, basta, ho detto casino, sento via radio. Poi vorrei bello. Facciamo? Devo fare gli stronzi, se fa multe a tutti, anche per 81 km orari. E là. Eccolo prima. Nel posto quanto davanti a momenti andando? Facevo un incidente, 109. Viva. Fai l'annuncio. Fai quello col megafono. Che cosa? Cosa è grave? Gesù. Venga, venga. Fermato. Vabbè. Sicuro? Qui ad Adam 1, stiamo effettuando un traffic stop. Aspetta un attimo, che sono fermato. Al centro impieghi. L'Alfa Romeo rossa poi che continua a girare, sono quelli che hanno fatto la rissa prima. Ti chiedo solo un attimo potente di modello? È un Alfa Romeo Giulia con il foglio rosso, nera. Ok, quell'auto... Ok, grazie mille. Sì, sappiamo già di prima divisione si tratta. Sì. Quindi tu devi mutare. Ma lo dico, forse si tratta di Che è successo con Iago? No, con Iago, Franceschina. La cosa è grave. Avanti. Ancora? Ma dove sta Franceschina? Avanti. È tornata? No, la richiamo. Si richiama la ok. Ma okay. Posso chiamare io? Adesso che ci liberiamo. Lo lascio mandare. È ancora il mio motto. Ma che cazzo? Dato l'elicottero dei medici piazza centrale. La pattuglia può andare allo smog. Da noi va bene se lo lascio mandare. No.
Te la multa. Come no, così sarebbe medica di arrivare dove sei. Io tu vuoi fare la multa a tutti. Il servizio già scaduto. Grazie, bello. Grazie. SMS, sì. Mi devi montare e scendo. Esatto. Hanno fatto la stagione. Forse per me non te la farei, ma sono obbligato. Sì, sì. Però una multa soltanto dell'1%, quindi sì. Si può fare. Ok. Grazie. Ok, basta una firma qua sotto. A posto. E questo qua è il tuo. E grazie. Perfetto. Buona serata. Buona serata. Quanto? Poverino. $500. Ma non c'è più un cazzo sto qua. No. Vabbè, fa pena perché l'unica multa che ho fatto praticamente l'ho fatta a lui. Aspetta che la registro. Allora, multe. Ragazzi, controllate specialmente Falco, controllate i punti di droga. Oh cazzo, quanta gente. Qua al dove? Al concessionario. Sì, lo stiamo già facendo. Sì, già gente si sposta in massa, sta cosa mi sembra molto strana. Ma poi tipo Clesi ha scritto l'annuncio, no? Ma chi ti ha visto correre? Chi correre? Tipo nessuno corre in città. Gli agenti di polizia. Ma chi è che ha fatto l'annuncio? Cioè dove l'hanno fatto? No, ha scritto nel salotto. Aspetta a vedere. Beh, ma non è che una cosa così grave andare veloce in città. Cioè, ovviamente non andare 200, ma se vai 100, cazzo che fai. Sono tornato oggi finalmente. Voglio correre in città, io al massimo corro in autostrada, tanto lì non c'è nessuno. Scendi. Purgato lui. Che palle, mi ha spezzato le live, vuoi vedere, porca puttana. Chi è che è passato tutta velocità? Dove? Sali? È una volante. Sì, è prima di. Oddio. Ma no, quanta gente c'è, è vero? Minchia. Ci vuole che paghi il suo posto dei disabili, guarda. Ma c'è l'arancione. No, non so dire. Perché devi rompere il cazzo così tanto? Oh, non aspettavo altro che venisse la neve per poterlo fare, ora non l'hanno fatto pieno. Che cazzo succede? Ma di che è sta macchina?
Oddio, sei 0,25 da me. Porca. Io cosa ho detto? Che ero sicuro. Lì sono queste macchine. Questo qua è di Johnny. Parcheggia sul posto disabili. E lei ha permesso per parcheggiare sul posto disabili. A parte che non puoi venire a sequestrare quelle macchine. Certo, parcheggio privato ad uso pubblico. Leggi i protocolli. Cioè, leggi il regolamento codice statale. Appunto che è privato. Papà. E ti ripeto, leggi il codice statale. Appunto che è privato. Io posso. È privato. Ma non puoi entrare in casa di qualcuno e sequestrare i bambini. Non voglio discutere con te qui in mezzo alla gente. Parleremo dopo. Questo anno l'hanno lasciato qui. Ma di chi è? Io. È suo? Qui. Io sono venuto con la sopra. Ma chi l'ha lasciato qui? Ma poi non è proprietà privata sto parcheggio? No, è la terza volta che lo Non è proprietà privata. Sì che è proprietà privata. Come no? È del parcheggio nostro, scusi. È del concessionario, il concessionario che chiama e ha speso le sue. Un secondo. C'è anche una cazzo di sbarra lì, cioè... Secondo. Vabbè. Tony, vieni. Gentilmente, zio, vieni un secondo fuori qua, perché... Allora. Non è nostro questo, vedere, scusa. Vedi. C'è la sbarra anche. Vedi che non riesco ad aprire. Ti si sente, zio? Ma perché? Che è successo? Vogliono fare la multa. No, io gli ho detto più di 3-4 volte. Poi chiamo i superiori. Allora. C'è una sbarra. Cosa chiami i superiori? Privata, signori. Cioè. Questo qua è parcheggio privato a scopo pubblico. Determinato dal concessionario. Soprano, ne parleremo in centrale. Comunque. In centrale. Che cosa devi dire? Questo veicolo poi è il suo posto dei disabili, cioè... Ma non ho capito bene, ma l'ha sposto qualcuno? A parte cioè... che, perché a parte ha accompagnato che, Tommy. A parte che noi abbiamo Tommy che è in stampelle. Ma io parlavo col proprietario del veicolo. Chi è? Il proprietario del veicolo è John. Io il signor Tommy Soprano. Ok. Dopo che si è fatto male, è stato ricoverato in ospedale. Ok, il signor Tommy Soprano ha effettuato il permesso di disabilità in centrale e con l'ospedale? Ah, no, l'ha fatto a me, l'ha fatto. E l'ha segnato? Non ancora. Allora è troppo tardi. Sono andato a vederli in ospedale. Ma che vuol dire troppo tardi? Sono io cioè, sinceramente, capisci, Soprano... Cosa capisco? Sono andato a vederlo in ospedale. Qui non c'è scritto. Ma non devo scriverlo. Sì. Cioè, sono andato io a vedere in ospedale che è in stampelle, gli hanno dato il certificato e fine. Poi quando me lo passa lo scrivo. Sì, basta te buono te. Signore Anthony, vedo la mi vede intorno. Sergente, mi scusi. Le serve certificato medico? Mi servirebbe il certificato medico e qualcuno che si ha un agente di fornisce il certificato medico. E ma dove parlare con la persona, dove parlarne, non con lei. La persona che ha questo problema motorio, chi è? Allora mi scusi, io ho fatto un atto di accompagnare una persona in difficoltà e quindi mi devo beccare pure. No, non ho detto questo, io non ho mai detto che le dà la multa a nessuno io. Io ho sempre chiesto chi ha parcheggiato la macchina qui. Mi permetto, ma dalla mia bocca non è mai uscito la multa, la parola multa. Io non so chi se l'ha segnata la parola multa, io non ho mai detto di voler mettere la multa. Tommy, scusami. Ma che te ci chiede? Vogliamo fare la multa a John. Ma chi ha detto che voglio fare la multa? Chi lo ha detto? Mi dite? Cioè adesso mi dite chi ha detto la parola multa. Vabbè, sta polemizzando sulla musica. Io ho solamente detto. Io ho solamente detto. Ho solamente chiesto di chi fosse questo veicolo. Basta. Ok, ma. Poi non so chi ha fatto su storie riguardo alla multa. Che io non ho mai detto. Può tenerlo parcheggiato anche qui lui. Cioè, proprio... Ah, in teoria, se la persona. Cioè, a bordo viene trasportata una persona con lui permesso. Allora, io sono disabilitato le stampelle. Ok, va bene. Lei ha fatto il permesso. Sì, c'ho il permesso, può andare. Se ne occupata il primario e la signorina. Ok, ma io non lo vedo sul nostro database questo fatto. Dove non lo vede? Devo metterlo io, appena i medici me lo passano lo metto. Ah, ancora non te l'ha passato, bene, comunque. Se me lo passano i medici me lo passano. Sì, comunque sai il fatto che lei potrà parcheggiare sul posto di disabili se viene trasportato da qualcuno. Mi ha trasportato, signore, ero di là. Intanto, per fuori si affretti a, diciamo, il collega si deve affrettare a poter trasportare. Non è che mi dà affrettare, se me lo mandano. Chiamali. Perché se hai un altro agente non lo sa, li fa la multa.
E ha ragione, tre torti, perché non è stato nulla. Ma qua, qua, non, qua non deve essere sequestrato niente, perché è no, ma io privata, no, scuro pubblico. Sopra di questo ne parleremo dopo in centrale, ti devo far capire. È sempre stato detto così, cioè, dopo ne parleremo in centrale, sopra, non ti ripeto. Comunque sa fatto che va bene, potete lasciarlo qua, a me non c'è nessun problema, io non ho mai detto di voler fare una multa, non so chi l'abbia detto tra di voi, però se voi ve lo siete immaginati. Vabbè, va. Però mi scusi, se lei viene a dire parcheggiare su un posto dei disabili... ho chiesto, ma non, non si potrebbe, ma se viene a dire che hai due problemi, per me non c'è nessun problema, sì, se dite che... Sono se mi dite che le pratiche... Certo, ma le chiedo vivamente, ecco, se mi dite che le pratiche sono già state avviate, io non ho nessun problema a riguardo, io... Perfetto. Non ho mai detto di voler fare la multa a nessuno, anzi ha detto il collega, io non l'ho voluto neanche fare. Ho detto che deve fare la multa. Ci vi siete lamentati, comunque vabbè, io mi vado via perché sinceramente... La gente si mette le parole in bocca alla gente che non... Quando c'è la bella limonata, però ti corre tutti, eh? Io ho solo chiesto il vostro veicolo. No, le dico. Io felicitato. Però se lei viene e dice, è parcheggiato su un posto... Lo so, ma in teoria è abitato, lei non è disabile fino a prova contraria, signore, capisce? No, ma è da me, ma... L'ho saputo dopo. L'ho saputo dopo, appena l'ho vista io non ho più fatto nulla, signore. Però la gente inizia subito a dire multe, ma che io non ho mai detto. C'è stato un fraintendimento. Ma un grosso fraintendimento. E a me non fa niente, dai, non fa niente. Arrivederci. Soprano, vuole parlare anche in centrale, poi, vabbè. Arrivederci. In centrale, Soprano. Soprano in centrale, ti deve parlare. Ti dà una targa di una moto dentro il hotel. Nel punto... andiamo ascolta, ma che cazzo? Ma? Che è successo? Sarebbe da verificare sta moto. Hai sentito il radio? Sì, sta andando. Però io non posso, ho i droni. Cioè, vabbè, però lo faccio, vabbè, lo faccio. Vai a vedere, adesso vi aggiungo. No, aspetta che... L'hai visto anche tu quello che tipo era messo... Hai visto anche tu caso, quello che era messo un po' strano dietro al garage, dietro al concessionario? No, giù, tipo piangeva. Cazzi suoi. Ma comunque io ho mai detto di voler fare una volta. Aggiornamenti, cosa che hai detto? Cioè lì fuori, quando sono uscito dal veicolo, che non dico su DS. Quando sono uscito dal veicolo, ho mai detto di voler fare una volta a qualcuno? No. E infatti c'è una roba bella normale, la gente si agita per cose che non dico, ma la prossima volta io la faccio la multa quando uno mi dice così. Falcon One, aggiornamenti, grazie. Ha fatto fare, non riusciamo a strutturare la targa. Punto 20, stavo dal punto conosciuto del motel. Sì, punto conosciuto del motel? Sto parlando con i sceriffi, ho detto magari sono in zona. C'è una moto all'interno del motel. Sì, vabbè. Dovrei togliere un attimo la live. Tanto ormai la vedo dove è la live. Probabilmente sì. Arriviamo anche noi. Stanno con la moto al primo piano dentro il motel. Adam 1 arriva sul posto, in silenzio, da dietro arriva. Dalla parte dell'autostrada si mette dietro. Attendiamo pattuglie di supporto. Quale? Siamo adesso, controllate l'intero edificio. Blizziamo l'edificio, non c'è un punto. Tanto ormai anche da live l'hanno capito dove è il punto. No, ho tolto la live tanto. Ah, ok, easy, allora blizziamo le basi. Saranno i soliti, vedere. Ok, no, sono dietro al motel io. Mi parcheggio qui dietro. Intiamo le scale qua dietro, guarda. Si raggiunge comunque il posto? In teoria... Allora vabbè, però siamo avanti. Siamo qui sul posto? Segui. Però se non è che ci vedono magari. No, fidati. Facciamo il giro da qua. Siamo qui ad Amuro, siamo sul posto e siamo nel cortile davanti frontale. Procediamo così dalle scale, teniamo rinforzi. Fermo. Fermo. Intervenite dentro perché l'elicottero si vede, si sente, quindi intervenite e non aspettate. Va, C4, arriviamo, interveniamo verso la punta. Ma ci vedete tutte le uscite? Siamo già quasi al punto. Siamo già al piano di sopra. Marshall One è nella parte posteriore al motel.
C'è quello. LSPD. Vuoto. Vuoto. È pulito? Pulito. Controllate tutte le stanze. Scusate, non abbiamo fatto tutto il casino per te? Perché ci dava una targa di una moto all'interno. Che però, boh, non si sa. Ed eravamo che non siamo riusciti a vederla perché eravamo in movimento. Abbiamo solo letto P e le prime cifre e basta. Controllate, controllate intorno il perimetro forse. Dov'è più o meno? Dove l'avete vista sta targa? Se dite che non c'è, ragazzi, mi spiace, non so che dirvi, però l'abbiamo letta. All'interno del motel. Vabbè, lì per là, tutti che lo sentono, vabbè, chi se ne frega, tanto ormai lo conoscono tutti. Sembrerebbe essere tutto pulito. Rientriamo alla macchina. Qua intorno al perimetro, oltre alla sala, non c'è niente. Va bene ragazzi, grazie, scusate il disturbo, ma molto ci stavo. Vai tranquilla. Quindi Vero lascia il posto. Qui ad Amuno lascia il posto. Vabbè, comunque la live ormai è la targa P, P. Stiamo andando. La targa comunque ve la segnala così. È P. Lascia il P. Si stacca dal posto. Ripeti la targa? Era P39 e poi non abbiamo letto il resto. Un attimo. Allora probabilmente era rubato. Ma com'è rubato? C'è scritto? No, era... sì. Okay. Cazzo! Sto bene. Un attimo, adesso chiamo Broadway Mark. Ah, ma sapevo, sta guidando l'elicottero. Può rispondere. Cazzo, chiama una persona in real, un attimo. Vedere il treno domani. Mi fermo a fare la benzina nella stazione quella vicino al punto segnato in map vendita di Dakota White. Però ora che pure la live un attimo. Beh signori, io chiudo qui la live. Mi dispiace per essere stato qui poco, però ho avuto vari problemi, poi mi ha spezzato la live in tre parti, probabilmente adesso vedrò. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio tanto tutti quelli che hanno followato oggi e ci vediamo domani.